Ciao a tutti i miei cari nipoti, sono qui all'ombra di San Lorenzo a Firenze, non so se riuscite a vedere la cattedrale, bellissima. Come vedete invece ho un'altra focaccia con la cipolla. È una giornata veramente molto bella, c'è molto sole ed è fresco, però ci sta bene. E io oggi mi mangerò questa focaccia al sole. Al sole no, qua c'è ombra. Qui a Firenze sono giunta alla conclusione, dopo tanti 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 anni di disordini alimentari, disastri, sofferenze, infami, tutte le volte che mi sono ristretta il cibo, probabilmente il mio cervello ha sofferto da matti, ha sofferto molto, e adesso mi sto riprendendo la mia vita. E quindi ogni volta che voglio di carboidrati, sempre io li mangio, perché poi so che non ricorrerò mai più alle abbuffate. Ed è una fettazza grande, tutte le volte che io ne ho voglia ne ricorro in quantità moderate. Una adesso a pranzo, dopo io quando faccio le pulizie là al nostro appartamento comunque non ci vuole energia, per cui non ho sensi di colpa, anche se la pancia adesso è gonfia, poi si sgonfia, non importa, non sono mai ingrassata, finendo le abbuffate sono dimagrita. Ho capito troppo tardi che il mio problema era ogni volta che tu ti imponi una dieta o una restrizione alimentare di qualche tipo, nel lungo forse il tuo cervello resiste per qualche mese, infatti è per quello che le diete durano qualche mese, poi ti dicono di tornare o a una dieta di mantenimento oppure alla normalità, perché la sofferenza è dietro l'angolo. Se tu la porti avanti come ho fatto io, ho cercato di portare avanti 25 anni e mi sono distrutta e adesso non ho più intenzione di farlo, ed è l'unica maniera per evitare le abbuffate per me. Continuare a mangiare carboidrati, ho la dieta peggiore del mondo. Però il mio cervello è tornato normale. Ho alti e bassi, ma prima avevo solo bassi. Io del 2020 non smetterò mai di dirlo. Volevo morire. Dopo la morte del mio cane volevo andarmene, anche io. Basta, una vita di restrizioni alimentari mi aveva distrutto il cervello. E non lo dirò mai abbastanza che non sono ingrassata tornando a mangiare carboidrati. Però mi muovo di più, questo sì. La trovo veramente buona. Consiglio a tutti, tutte le persone che hanno problemi alimentari, di provare. Non so se funziona per tutti, qualcuno ha una paura mostruosa di vedersi la pancia più gonfia, non lo so. Anch'io ce l'avevo. Quando l'ho superata, ho superato il disturbo alimentare e non sono mai ingrassata, non smetterò mai di dirlo. Le diete sono la peggior cosa che possiamo fare al nostro corpo, ci portano dritti a un disturbo alimentare, purtroppo è quello che è successo a me. Se cazzo mi dicono ancora una sola volta di mangiare tot patate lesse, tot insalatine, tot bistecchine, io li mando a fanculo tutti, veramente. Ho deciso che mangio quello che voglio. Ebbene sì, la dieta peggiore della terra, solo pizza e Coca-Cola, mi ha portato fuori. Non le medicine, non i santoni, non gli psichiatri. Mi ha portato fuori dal disastro in cui ero caduta, che era molto grosso. E so che non sono l'unica, c'è gente che mi scrive che vomita 4-5 volte al giorno, ma io ci credo, io capisco queste persone. Io ero così, esattamente così. Non riuscivo a fermarmi, più di continuavo a dire no, la pizza non la mangio,
È un fear food, sì, un fear food, un cazzo. Io adesso considero fear food l'insalata, quella roba là, perché so che quando mangio solo quella, poi il mio corpo vorrà altro. Perché purtroppo il nostro corpo è programmato per vivere anche di cibi proibiti, perché no, almeno il palato. Se al cervello tu cominci a dire, è come quando ti dicono non fare quella cosa, non farla, non farla, non farla, non farla, tu vuoi farla. Prima o poi la farai in grande, grande quantità, stessa roba col cibo. La cosa che mi rompe molto è che io l'ho capito troppo tardi. Cioè, prima di capirlo, ho fatto da guinea pig, da cavia, sulla mia pelle. Non ascoltavo gli altri, non ascoltavo nessuno, ho veramente testato sulla mia pelle per 25 anni come eliminare tutti i cibi. Ti distruggo il cervello. L'ho capito troppo tardi. Mi rompe i coglioni aver regalato 25 anni della mia esistenza a delle diete sicuramente più bilanciate di quella che ho adesso, per carità. Ma è inutile, che senso ha fare una dieta bilanciata durante il giorno? Bilanciata, una dieta restrittiva di solo cose verdi che ci sembra sia più sana durante il giorno, se poi la sera io mi abbuffavo in continuazione. Ed è quello che fate voi. Tante delle persone che mi scrivono hanno gli stessi miei problemi. C'è un mondo sotterraneo che non parla mai. Mi dispiace per queste persone, mi dispiace perché soffrono in silenzio, ma è così. Nel tentativo di rimanere magri si va diretti verso un disturbo alimentare. Ieri ho mangiato ancora, alla sera mi sono messa lì davanti a Netflix, ho fatto piegamenti per ore. Che vita di merda è, dite voi? Vabbè, è quella di prima, in cui mangiavo, vomitavo. Il mio fisico ha anche migliorato, io ho le gambe più toniche che ho mai avuto in vita mia. Non voglio dire troppe cose a riguardo, perché so che può essere triggering per qualcuno di voi. Ah, voglio dimagrire, ah, voglio tonificare. No, non è un canale fatto per quello. Non è un canale dove io dico di dimagrire. Mai, mai. Con cui io dirò mai che voglio dimagrire, questo no. Io però voglio sbarazzarmi delle abbuffate per sempre. Poi, se qualcuno mi dice, beh, fare piegamenti compensatorio non me ne frega niente. Sarà pur vero. Penso che lo faccia a mezzo mondo. Allora andiamo a prendere tutte le persone che vanno in palestra. Però l'effetto che fanno i piegamenti sulla mia psiche non è l'effetto che fanno le abbuffate sulla mia psiche. E io spero che, essendo un po' brutale, dico le cose molto dirette, molto... qualcuna mi ascolti, qualcuno, perché vengo seguita non solo da ragazze, da donne, ma anche da uomini, mi fa piacere. Spero che qualcuno di voi mi segua. È una bella grande, eh? E provi, non mi dite la pancia mi si gonfia. Sì, si gonfia anche a me questa pizza qua. Questo si gonfia anche a me la panza per un po'. All'inizio soffrivo, poi adesso ho imparato che si gonfia per un po', poi scende e non ingrasso. Perché comunque sono più attiva di prima. E se ingrasso un chilo non ne faccio una tragedia. Se non mi sta bene tornerò a mangiare meno. Devo essere sincera che qua a casa di mia sorella a Firenze è una città di cibo buono,
forse mangio un pelo di più di quando sono in Veneto, chiusa a casa. Credo. L'anno scorso mi è successo? No, a febbraio forse di quest'anno. Ho notato che avevo forse mezzo chilo in più. Ma non mi peso mai, eh. Ho visto una foto. Ho detto, non ho mangiato così tante pizze. Ho semplicemente mangiato un po' meno. E sono tornata uguale. Vi prego, ascoltatemi. Provate. Io lo dico a tante di voi, sempre via chat. Provate. Non potete capire che cazzo vuol dire rimanere fuori dai disturbi alimentari. O quantomeno dalle abbuffate, perché sono quelle che distruggono il cervello. Non potete capire. E la gente vi continuerà a dire, no, non sei guarita, non importa, fregatemene. Io sono 10 giorni che sono qua a Firenze con mia mamma e mia sorella, cosa non è mai successa prima. E finalmente possono dire che non hanno una persona che va in bagno tutte le ore a vomitare. Non lo posso fare, perché dopo che ho fatto canali in cui dico che sono guarita, certo che non posso farlo. Ma non lo faccio. Io mangio, non vomito più. Ok? E mangio più, forse un po' più di prima. E brucio più di prima. E ho anche un fisico più tonico di prima. Ho più una parvenza di normalità. Non passo tutta la mia vita sul cesso come ho sempre fatto, perdendo tante ore del mio tempo, tante ore della mia vita. Potevo fare questo canale molto 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 prima. Invece stavo ferma sulle abbuffate. Allucinante. Voi non sapete quanto io soffro all'idea di essermene accorta così tardi. Ma vorrei che i miei video veramente, veramente, veramente servissero a qualcuno. Mi dicesse, io non ho speso 25 anni della mia vita su un disturbo alimentare, ne ho spesi molti, molti, molti meno. E poi ho fatto altro, sono proseguita, ho riniziato a vivere, perché questo è quello che succede a me. Invece di fare abbuffate faccio video. Io spero sempre che qualcuno mi dica, ho seguito i tuoi video, sto meglio, mangio, mangio, non vomito più. Perché io, alla sola idea di pensare tutta la mia esistenza fino alla morte, perché ormai andavo avanti fino alla morte, a mangiare e vomitare, che non potevo fare una cena, io andavo a cena e poi scappavo a casa a vomitare, sempre, sempre. Ormai la gente era abituata, era normale, anzi mi vestivo anche tutta figa, non una merda come adesso, col cappello unto, il berretto, no, tutta tirata, andavo al ristorante, spendevamo anche soldi, poi tornavamo a casa, tutto in eccesso. Ma che cazzo di vita è? Mi sono detta, io devo andare avanti così fino alla morte, ma ero destinata. Io sempre lo dirò, questi video non sono fatti per per bacchettare le persone, voglio solo che qualcuno mi dica ci ho provato e sono fuori. Lo spero sempre, sto aspettando. Qualcuno mi ha detto sono migliorata, ma io voglio che qualcuno mi dica non mangio e non vomito più, veramente. Beh, sono convinta che questo metodo l'ho finita, eh? Adesso vi dico anche il peso della focaccia. Non vedo un cazzo. Due etti. Uno 88 chilogrammi, 0 188. Non vedo niente, 183 duetti di focaccia. Sì. Vabbè, comunque insomma, questo è il sacchetto, la bella grande. Bene, cari nipoti. Adesso mi faccio la mia coca qui all'ombra di San Lorenzo, poi torno a casa. E ci vediamo per un altro video. Vi bacio, vi abbraccio, vi penso sempre. Come dico sempre, scrivetemi.
trovate il mio contatto di Facebook qua sul canale. Qualcuno anche ho dato il mio contatto di Instagram, se non avete Facebook scrivetemi. Un bacio, ciao.